Nel primo vero momento di difficoltà il Pescara non tradisce le attese, soffre ma vince e soprattutto esorcizza il demone della crisi legato al tremendo KO patito nell'ultimo turno, talmente tremendo che prima dell'inizio del match uno dei capi storici della Curva Nord catechizza a dovere l'esperto Guido Di Fabio. Cosa ti ha detto? No, è venuto lì e mi ha detto che noi dobbiamo vincere. Allora io cercavo di spiegare, sì. Noi, giustamente, noi vogliamo vincere anche noi, daremo il massimo per fare questo. Ho detto, no, non hai capito, dobbiamo vincere e basta. Che voi date il massimo, vi frega niente, dovete solo vincere, poi noi vi portiamo nei nostri cuori, i colori bianco azzurri stanno qua. E io ho detto, ma anche per noi i colori bianco azzurri stanno qua. Vabbè, comunque mi fa piacere, dovete vincere e basta. E sarà proprio Guidone Di Fabio a trascinare la squadra, partenza con il piglio giusto, pressing alto e subito una opportunità. Giampaolo per Cecchini che di testa alza seppur di poco la mira. Il Taranto dei nomi illustri, Venturin e Petrachi su tutti, appare in difficoltà ma al settimo Costanzo procura il primo brivido. È un Pescara diverso dal solito, tre le sostanziali novità, il rientro di Giampaolo schierato a sinistra in posizione defilata, il debutto di Marziano e la posizione di Palladini. In settimana il capitano aveva chiesto chiarezza e compiti ben definiti, alla fine praticamente un paradosso, verrà schierato in tre ruoli, trequartista, esterno e mediano centrale. E comunque al primo vero affondo il Pescara sblocca il risultato, Di Fabio ispira e rompe Giampaolo, Capasso in controtempo e battuto. Un gol che sembra presagire un pomeriggio di estrema tranquillità, invece i biancazzurri confermano le difficoltà dell'attuale momento, mentre l'11 di Brini si scrolla di dosso timori e complessi, ma i rossoblù, sebbene pericolosi, appaiono poco incisivi, conclusioni tutte o quasi a salve, supremazia territoriale spezzata da questa iniziativa di Cecchini con tentativo di deviazione non riuscito a sbrizzo. Nel secondo tempo le cose con l'ingresso di Croce vanno leggermente meglio, la manovra diventa più fluida e ficcante. Al 15° Giampaolo per Cecchini, gran controllo, dribbling secco ai danni di Bennardo, diagonale insidioso, Capasso respinge sui piedi di Croce che a porta spalancata centra in pieno il numero 1 Tarantino. Un minuto più tardi altre minacce firmate Giampaolo e Croce, è un buon momento insomma per l'11 biancazzurro, che però sul più bello si ferma dando agli ospiti la possibilità di credere nel pareggio. In 10 minuti due limpide opportunità, protagonista il virtuoso Pompei che prima ritarda la conclusione facendo fare un figurone a Zanetti, poi di testa lambisce il palo della porta pescarese. La sofferenza momentaneamente interrotta da questa inzuccata di Giampaolo continua nella parte finale del match. Santarelli al 35° è bravo a sventare il velenoso destro di Andrisani, fortunato invece su questo splendido pallonetto di De Liguori. Le emozioni non finiscono qui, in pieno recupero il rientrante Biancone ha sul destro la palla del 2-0. Sarebbe stato forse troppo, ma a volte bisogna accontentarsi. Recuperare 3 punti in soli 90 minuti davvero non è privilegio di tutti i giorni. Gara sofferta, ma alla fine contava vincere, no? Sì, sicuramente se avessimo interpretato la partita di sabato come quella di oggi non ci sarebbero stati problemi neanche sabato scorso. Sì, oggi era anche prevedibile la sofferenza perché il nervosismo durante la settimana c'era stato, i ragazzi in ritiro avevano capito e giustamente recitato il mea culpa per la sconfitta contro la Sassari Torres. Secondo tempo le cose sono andate meglio, però abbiamo sbagliato troppo in fase conclusiva e come spesso accade siamo stati graziati perché chi sbaglia dopo paga, oggi ci è andata bene. Per te una grande partita, lo dicevamo all'inizio, impreziosita, nobilitata dall'assist per Giampaolo che poi ha deciso il match. Ogni tanto mi ricordo anch'io di qualche gesto tecnico. Sì, diciamo che è stato bravo Di Fabio a mettere questa palla in mezzo, io ci ho creduto, ho tagliato nel centro, ho visto che era un po' lunga, sono entrato in scivolata e mi è andata bene. A questo punto si riaprono tutti i giochi? Sì, perché l'Avellino ha perso in casa contro il Teramo, per cui ci sono accorciate le distanze. L'ultima sul pubblico che ha capito le difficoltà dell'attuale momento, ha incitato a gran voce la squadra dall'inizio alla fine, soprattutto nel secondo tempo, nel momento diciamo più delicato del match. Beh, al pubblico non possiamo dire che grazie, si stanno comportando da signori. Un segnale di maturità comunque. Un segnale di maturità e volevo cogliere l'occasione anche per fare i complimenti della gran figura che abbiamo fatto mercoledì in occasione della partita della nazionale, perché c'è stata una coreografia di pubblico veramente eccezionale ed è quello il pubblico che bisogna ritrovare domenica dopo domenica per lo stadio dell'Adriatico di Pescara.